Innovare il settore dell'intermediazione immobiliare e fornire un pacchetto di servizi tecnologici per accompagnare i professionisti in un mercato sempre più digitalizzato. È questo l'obiettivo di FIAIP 4.0, il nuovo progetto della Federazione Italiana Agenti Immobiliari e Professionali, presentato questa mattina nella sede di Assolombarda. FIAIP 4.0 è un processo di digitalizzazione, cioè la federazione inizia un percorso di trasformazione digitale, di innovazione tecnologica che è orientato a dare dei servizi ulteriori a noi agenti immobiliari, quindi consentirci di lavorare di più e meglio e di dare a tutti i nostri utenti e clienti quello che noi poi chiediamo quando siamo diciamo, nelle nostre attività quotidiane, cioè risposte certe in tempi certi. Quindi uso delle tecnologie al servizio degli agenti immobiliari che ci consentono appunto di esprimere e identificare la P di professionalità anche attraverso modalità che ci agevolano nella nostra quotidianità. Il percorso di innovazione tecnologica di FIAIP, iniziato lo scorso novembre, oggi si arricchisce di novità e soluzioni digitali rivolte agli associati, come ad esempio Business Square. Ma è un'opportunità che è riservata ai soli associati FIAIP, più nel dettaglio quando uno ha un immobile particolarmente difficile da vendere, particolare, che ha un costo, diciamo, molto elevato e quindi difficilmente si riesce a vendere nelle normali piattaforme di condivisione, può inserire all'interno di quest'area riservata appunto questo immobile con foto, con prezzo e consentire a tutti coloro che avessero una richiesta così appunto singolare o particolare di poter accedervi e di poter verificare foto e di poter chiamare appunto il collega e fare la collaborazione. Viceversa, dall'altra parte offre anche un'ulteriore opportunità di cerca e offro lavoro, cioè chi per esempio deve trasferirsi in un'altra città e vuole comunque continuare a svolgere l'attività di agente immobiliare, inserendo in quest'area riservata appunto la possibilità di offrire lavoro, di offrire la propria conoscenza, il proprio know-how a chi eventualmente lo cerca, appunto si dà la possibilità sempre in quest'area riservata di poter coniugare entrambe le esigenze. Quali sono queste tecnologie che possono aiutare gli agenti immobiliari a lavorare nella loro quotidianità? Oggi abbiamo presentato innanzitutto il GestiFIAIP, che quindi è questa nuova piattaforma informatica che ci consentirà di acquisire e vendere immobili con maggiore facilità e con una grafica migliore. Poi abbiamo presentato anche la nuova piattaforma in relazione alla raccolta dei dati dell'osservatorio immobiliare che consentirà a tutti noi di poter appunto online di inserire i valori di mercato e di poter in qualunque momento avere, diciamo, dei comparabili che sono appunto prezzi che conosciamo noi che ci consentiranno di fare delle stime adeguate. E poi abbiamo presentato il nuovo progetto Una FIAIP, che è quel progetto sempre tramite l'utilizzo di nuove tecnologie che ci consenta di poter fare l'audit documentale, cioè la raccolta dei documenti per evitare sorprese nella vendita. Infine abbiamo presentato anche diciamo, i corsi webinar che abbiamo già iniziato a fare e continueremo a fare anche prossimamente in relazione alla registrazione telematica dei contratti di locazione e per ultimo con Auxilia Finance il progetto della prequalifica, cioè quindi consentire, diciamo, in via preventiva di poter sapere quanto si può permettere il cliente per poter acquistare il giusto immobile. Una sorta di consulenza a supporto degli agenti immobiliari e dei clienti che Auxilia Finance, controllata FIAIP, sta facendo conoscere alle agenzie associate in giro per l'Italia. Noi siamo la parte creditizia della filiera immobiliare perché riusciamo a dare credito a coloro che hanno bisogno di acquistare casa. In che modo lo facciamo? Lo facciamo con una risposta in tempo reale a coloro che hanno bisogno di consulenza. Quindi in sostanza l'agente immobiliare o il cliente finale che ha bisogno di sapere velocemente anche quanto potrebbe avere a disposizione l'istituto di credito, ci contatta nel giro di 5 minuti, che sono gli slot di servizio che ci siamo dati, viene ricontattato e con una videointervista interattiva fatta con dei consulenti abilitati a farlo, riusciamo a dargli visibilità di quanto può spendere, di quanto l'istituto di credito può finanziarle.